Nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna, continua il viaggio del nostro giovane amico che sul perimetro di Ibiza si trova ad affrontare percorsi e situazioni alquanto bizzarre. E dopo una porta chiusa ed il ballo di fine anno, completa finalmente la sua penultima tappa, trovando una preziosa ospitalità italiana. Grazie Miki. So che non è un caffè italiano, ma è, vabbè, un caffè quello come mia, con un po' di latte. Buono, dai. Ragazzuoli, stiamo per iniziare questa giornata e la stiamo per iniziare Buongiorno. Insieme al grande Miki. Stiamo raggiungendo il punto dove sono stato prelevato ieri e abbiamo terminato la tappa. A dopo, grazie. Ragazzuoli, siamo di nuovo dove abbiamo terminato ieri la penultima tappa qui a Ibiza e questa sarebbe Cala Mestalla. Sono qui con Miki, praticamente ci ha accompagnato il papà, perché Miki per un po' starà con me fino dov'è che arriviamo oggi? A Santa Eulalia di Rio. A Santa Eulalia, dove Miki abita, quindi poi mi abbandona, si fa questi chilometri con me e io poi proseguo e completo Ibiza. Una volta completata l'isola, Miki poi mi raggiungerà di nuovo Ibiza, sarà di nuovo ospite a casa sua, perché domani, prima di partire, visiteremo dei posti un po' speciali. Quindi oggi cerchiamo di finirla subito sta tappa e ci prepariamo poi per domani, che ci sono dei posti che io non ci sono passato, non li ho visitati, e Miki mi ha rimproverato, quindi dobbiamo andarli a vedere insieme. Direi che è arrivato il momento di iniziare, quindi andiamo e vediamo che ne viene fuori. Bravo. Partiamo. Iniziamo subito con la salita. Miki, qui è crollato tutto? Basta, siamo stanchi, ci siamo fermati un attimo, stiamo prendendo il caffè con Lecce. Se iniziamo così stiamo messi male. E da qua! Pausa banana. È un percorso caratteristico, Miki. Siamo quasi arrivati a casa tua. La vedo. Abbiamo raggiunto Santa Eulalia. Eulalia. Abbiamo quasi raggiunto la casa di Miki, quindi manca poco. Vabbè. Siamo arrivati, abbiamo raggiunto l'appartamento, raga. Miki, 12 km percorsi, siamo andati benissimo e adesso lo salutiamo e noi riprendiamo il cammino in direzione Ibiza. Oh, ma che carino! Ho lasciato il centro abitato e guardate qua, adesso mi tocca percorrere un tratto che secondo me prevede un po' di salite. Mamma mia, senza zaino volo. Senza zaino, Mario, non riesco a percepire la differenza tra salita e discesa. Alla faccia! Quindi andiamo un po' piano. Eccoci qua. Ragazzuoli,
altre sorprese Ibiza, perché cammino e vedo due uomini che mi guardano e dicono: ma questi che vogliono? E invece erano qui per me, cioè Davide, Giuseppe e Chiara in videochiamata, che mi hanno raggiunto. È un po', sono rimasto perché dico: caspita, è qua in Spagna che fino ad ora non mi viene a trovare nessuno, non incontro tanti italiani. Adesso qui a Ibiza ne sono tantissimi. Che belli. Venite un po' con me? Certo, andiamo, da passi, faccio fare due passi per voi oggi. A noi. A noi, Nazio. Basta sali minerali. Ciao patatoni. Ciao. Ragazzuoli, sto incontrando degli italiani. Che bello, mi stanno raggiungendo. Questo mi porta tanta felicità. Questo non me l'aspettavo. Porca miseria! Corri Naz, tutte d'un fiato! Meno male che non ho lo zaino. Ci siamo quasi, guardateli davanti. Ci siamo! Eccoci qua! Ragazzoli, ancora non ho finito l'isola. Eh? Ancora non l'ho finito. Dov'è che c'hai? Ah, è vero che c'hai lo stop là. Sì, siamo quasi arrivati. Mi stai aspettando qua? Sì, allora vieni con me, dai, la consigliamo insieme. Eccolo, era lì che siamo partiti per percorrere il perimetro e lì lo termineremo. Ci siamo. Ragazzuoli, ecco qui la nostra panchina che segnava la partenza, e quindi 3, 2, 1, ecco fatto. Abbiamo completato anche il pizza. Mo basta, yeah, mo basta le Baleari, sono finite. Andiamo? Direi che è arrivata la conclusione di questa giornata. Mi sono data una rinfrescata, abbiamo già mangiato e niente, ora mi metto a dormire e mi preparo per la giornata di domani, perché abbiamo delle cose particolari da fare. Ci vediamo tra un po'. Ragazzoni miei, siamo svegli e siamo pronti per iniziare questa nuova giornata. Sono ancora con Miki. E adesso Miki mi porterà in alcuni posti particolari che ci sono qui a Ibiza. Miki, dove mi stai portando adesso? Oppala, adesso andiamo a vedere la torre di San Miguel. Mm-hmm. E poi? Poi ti porto a vedere l'hotel abbandonato a Cala del Sella. Oggi ci divertiamo. Sì. Ok. Siamo quasi arrivati e adesso Miki mi sta facendo camminare di nuovo a piedi anche oggi. Sì. Questa è una cosa che non faceva parte dei piani. È bella nascosta sta torretta qua. Ecco qua, torre del Balanzato. Si può entrare? Perché si chiama Miguel, San Miguel del Balanzato. Ah, questa è la prima che trovo aperta. Sì, è quello che è. Buongiorno. Messo. Si può? Ah, ci sono delle scale. Sì. Posso dire che è facile scendere? Che brutte scale. Questo è bello. Oh, che bello. Ah. Mazza. Ragazzi, c'è un eco pazzesco qua dentro. Oh,
Ma è bellissima sta torre. Ah, la faccia, che vista. Ammazza. La torretta l'abbiamo visitata, raga, spettacolare, e adesso stiamo andando all'hotel infestato dai fantasmi. Ci siamo quasi. Praticamente è la struttura di un hotel, quindi non è stata mai finita. E inizia già da qui, raga. Cioè, ci sono già delle stanze qui e poi tutto il resto si trova giù. Ma che hanno fatto qua? Raga, ci sono un sacco di libri appiccicati all'albero. Cosa non c'è più? C'era un'automobile l'anno scorso, messa di traverso, infilata. No! Io ti seguo. Oh mamma mia, ma si scende di tanto, si scende. Ah no, è acqua. Oh mamma mia. Questo fa paura? Ma la faccia che è? Ci siamo? Vale. Oh, ma che bella che doveva essere. Ci hanno lasciato le posate. Barra, bizza, e controllare un po' di come, forse sono ancora, se ne abbiamo chiesto. Mazza. Boh. Chissà quante storie ci sono in questa cosa qua. Direi che basta così. Abbiamo visitato quasi tutta la struttura. Sembra che manchino le porte e le finestre, però basta. Eccoci qua. Bene, direi che abbiamo finalmente terminato la nostra visita qui a Ibiza. Abbiamo passato questa giornata insieme a Miki e passerò ancora qualche altra ora prima di prendere il traghetto che mi porterà, ragazzuoli, non a Valencia. Non sto andando a Valencia. Sto andando da un'altra parte, a breve scoprirete dove. E niente, mi sono preparato già lo zainone, l'ho sistemato, ho fatto un po' di pulizie, ho messo tutto a posto, è ancora bello grosso, però a breve ci saranno delle piccole modifiche. Vi avviso su questo, vi avviso che a breve succederanno delle cose un po' strane in questo mio viaggio, degli incontri particolari, ecco perché non sto andando a Valencia. E quindi ci saranno delle cose abbastanza strane da vedere. Comunque, come è andato anche il cammino su quest'isola? Sinceramente è stato molto diverso rispetto alle altre. Non ho provato le stesse emozioni, le stesse difficoltà, forse perché comunque Ibiza è bella da visitare, da andare in alcuni punti specifici. E infatti l'abbiamo finita in pochissimo tempo, non so, 6 giorni mi sa che ci ho messo per percorrere il suo perimetro. Non sono riuscito proprio a stare perfettamente sulla costa. Però dai, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati e va bene così. Adesso, ragazzuoli, posso dire che finalmente le isole Baleari sono state completate. Che spettacolo. Comunque, vabbè, io adesso vi saluto e ci saranno degli aggiornamenti particolari, vi ripeto, quindi continuate a seguirmi. E con la speranza che questo video sia piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!